come chiesa nel Brasile abbiamo, diciamo così, la grazia di vivere dei momenti molto particolari. La nostra diocesi ha un'estensione di quasi 12.000 km quadrati. Questo istituto nasce a partire da una chiesa locale, dalla chiesa di Torino. La nostra diocesi ha un'estensione di quasi 12.000 km quadrati. Sono 26 municipi, nei quali sono sparse 41 parrocchie. Abbiamo 52 sacerdoti residenti che lavorano nelle rispettive parrocchie. Abbiamo anche 12 diaconi permanenti. Attualmente abbiamo 9 seminaristi, 4 nel seminario propedeutico e gli altri 5 si trovano a Salvador, nel seminario centrale di Salvador, frequentando i corsi di filosofia e teologia. Ma la grande forza, io direi, che la nostra diocesi ha, sono il grande numero di laici impegnati, soprattutto nel campo della catechesi, ma nelle diverse pastorali che attuano nelle diverse parrocchie. Come chiesa nel Brasile abbiamo, diciamo così, la grazia di vivere dei momenti molto particolari durante la nostra Assemblea Generale dei Vescovi, dove sono riflettute e, diciamo così, prodotte le direttrici generali dell'azione evangelizzatrice della Chiesa nel Brasile. A 2 anni stiamo riformulando, perché stiamo attendendo anche il risultato del sinodo, del documento finale del sinodo sulla sinodalità. Ma questa metodologia sinodale ci ha anche aiutato a vivere sempre di più come Chiesa, dove tutti possono partecipare e collaborare nell'azione evangelizzatrice. Le antiche direttrici, ma che sono ancora le attuali, si fondano sulla immagine della Chiesa come casa, la Chiesa come casa della parola, quindi l'iniziazione alla vita cristiana, la Chiesa come casa del pane, con tutta la dimensione liturgica, celebrativa, come casa della carità, che promuove la vita piena per tutti, e come casa anche dell'azione missionaria. Per questo è anche importante la riflessione in questi ultimi anni, nell'ultimo decennio, vedere la Chiesa come comunità di comunità, come comunità ecclesiali missionarie, a partire dalle quali poi costruire il grande edificio della Chiesa. Oggi non è più possibile vivere una Chiesa centralizzata, noi dobbiamo vivere, diciamo così, in una dimensione più piccola, a partire dalla base, che possa abbracciare una dimensione maggiore. E dopo, come diocesi, abbiamo nell'ultima assemblea messo altre 3 priorità che io penso siano importanti per la nostra diocesi: quella dell'animazione della gioventù, e poi abbiamo quella del sinodo, che stiamo lo spirito sinodale, soprattutto quest'anno, della preghiera, e anche l'altra dimensione che è importantissima per le nostre comunità, che è la dimensione vocazionale. Noi abbiamo bisogno di promuovere sempre di più anche persone che dedicano interamente la propria vita alla Chiesa e alla missione. Quindi la nostra Chiesa diocesana ha molto molto bisogno anche di questo. E come vescovo missionario, io direi che c'è anche un elemento molto importante che noi non possiamo dimenticare, che il nostro istituto nasce a partire da una chiesa locale, dalla chiesa di Torino. E è molto bello ricordare quello che l'Alamanno diceva, scrivendo a un amico, circa 20 anni prima di fondare l'istituto. Lui aveva aspettato, diciamo così, il placet, il consentimento del vescovo, che non era ancora arrivato. E quando
scrive a questo amico, dice così: io spero che il prossimo vescovo, chi sarà eletto, sia una persona che sappia elevarsi sopra le idee ristrette che predominano nell'ambiente e sappia comprendere che il sacerdote, il prete, una chiesa locale ha una missione più ampia. Ecco, questa missione più ampia. Io penso che anche come vescovo missionario che vive in una chiesa locale, la grande sfida anche per me è di far sì che la mia chiesa, anche la mia diocesi, nonostante la povertà e la piccolezza, possa aprirsi a questa missione universale. Per questo è importante promuovere anche nella nostra diocesi, e questo lo stiamo facendo, ma non sempre è facile, questa dimensione missionaria o questa vocazione missionaria della Chiesa. In questo anche i laici, tutta la realtà diocesana è coinvolta, ma questo è il lavoro che io direi come Chiesa noi siamo chiamati a fare.